Martina Ferrai, una delle tre giovani ragazze che gestiscono Hotel Aurai. Hotel Aurai, prima festa della Moretta. Esatto, qua siamo in Val Calamento, appunto nell'Hotel Aurai, stiamo svolgendo la prima festa della Moretta, che è una salsiccia tipica della Bassa Valsugana, alcuni paesi solamente della Bassa Valsugana, e abbiamo deciso di svolgerla qua per la prima volta nell'albergo per radunare i compaesani di Telve, ma anche i nostri ospiti, per far provare loro un nuovo prodotto prevalentemente e soprattutto trentino. Abbiamo organizzato un weekend di intrattenimento e musica con la fisarmonica e altri generi musicali per accompagnare i nostri ospiti, anche per gli esterni che sono venuti a trovarci. Siamo all'Hotel Aurai in Val Calamento a Telve. Come potete vedere siamo qui per la prima festa della Moretta. È con noi il gran segretario dell'Accademia della Moretta di Telve, Gianluca Calovini. Ecco, come è nata l'idea dell'Accademia della Moretta? L'Accademia della Moretta nasce da un'esperienza goliardica. Un gruppo di amici si è trovato a cena parecchie volte, cercando di valorizzare questo particolare salume della nostra valle, e dopo un po' di cene, dopo un po' di allegria, si è deciso: ma perché non facciamo un passetto in più e fondiamo, istituzionalizziamo un qualcosa? E da lì è nata questa esperienza goliardica dell'Accademia della Moretta. Poteva essere la confraternita della Moresa, l'importante era che ci fosse il nome Moretta. Perché? Perché la Moretta è un salume tipico della nostra Bassa Valsugana, la nostra valle, il nostro circondario, e non è mai stata valorizzata. Ecco, parliamo della Moretta. Innanzitutto lei ha detto che è un prodotto tipico della nostra valle, ma come si fa? Cioè, che parte di animale, che è tratta dal maiale, che parti di animali vengono utilizzate e soprattutto come viene consumata? Beh, allora innanzitutto c'è da dire che la Moretta è un salume povero, tradizionalmente povero perché viene ottenuta dalle parti più povere del maiale, quelle che una volta venivano buttate via. Quindi parliamo dei polmoni, parliamo del cuore, parliamo delle guance, parliamo, adesso viene aggiunta un po' di pancetta. Quindi queste parti che si deteriorano molto velocemente, che non potevano essere conservate, oggi vabbè, i tempi sono cambiati, però una volta non potevano essere conservate, e quindi si macinavano, si aggiungeva un po' di sale, e servivano da cibo molto leggero, veniva dato anche ai bambini perché non è assolutamente pesante, veniva consumato la mattina per colazione. E quindi è un salume tradizionalmente povero, senza sangue, perché la nostra Moretta, il nostro salume viene completamente lavato dal sangue, e quindi non sa di sangue come alcuni, diciamo, pensano, ed è tipico della nostra Bassa Valsugana. Diciamo che si conosce molto bene nel paese di Telve, nei paesi circostanti. Quindi, diciamo, senza voler escludere o includere paesi, però lì se ne parla tanto a Castelnuovo, Telve di Sopra, Torcegno. Negli altri paesi talvolta non si conosce che cos'è questo salume, o lo si conosce in maniera un po' diciamo distorta, pensando che fosse il sanguinaccio, che sia sanguinaccio, che sia un altro tipo di salume. Però ecco, questa è la Moretta. Ma qual è l'accostamento migliore per gustare la Moretta? Oh, una fetta di polenta e un bicchiere di vino rosso. Mi presento, sono la Moretta, della Grassina alla Puporetta. Da tanti anni che con dedizione cerco riscatto da sta situazione. Ma non che versi, non catà buon gustai, che mi valute quanto è formai. Capire che per essere speciale, dentro di me che vuole il guanciale. E poi è cor, bello in età, la coradela e la lingua se sa. Bisogna basnarmi bella fina e star leggeri col sale e col pever, se non se vuol citare a bever. E dopo ve prego, usate giuste precauzioni,
Sulla gradela bisogna coserla, le tradizioni, e che le brase le sie belle vive, senza le fiamme che le fa falive. Così cotta pian pian divento croccante, e dentro mantegno è un gusto esaltante. Ho senti dire che finalmente de mi si interessa certa gente. Palati fini, nostra arte, intenzionai a riconoscer la me parte. Dopo diversi disnari in musiera, te momento de esaltazione culinaria, gli avu un'idea straordinaria. L'accademia bison formar, la prelibata moretta bison riscattar. Starona a vedersi che sarà sviluppi, intanto gusteme pur tutti. Con la polenta de storo o de spin, e con la rente un buon bicer de vin, che sia teroldego o marzemin. Allora, un giudizio su questa festa della moretta e soprattutto... Buonissima, buonissima. E è bellissimo vedere che certe tradizioni le venne riprese e tutto con allegria. Dopo mi, se permette, ho sposato il signor Moro e immaginiamo la moretta di conseguenza. Anche Romano Ferrai a questa festa della moretta. Un tuo commento su questa iniziativa e su questo prodotto? Ma il prodotto è un prodotto tipico della Valsugana, molto diverso dalle altre zone del Trentino perché è fatto con particolare maestria. Devo ringraziare la confraternita della Moretta di Telve che sta riportando in auge i vecchi prodotti. Perciò grazie a quelli della confraternita. Signora, un suo commento veloce su questo prodotto della moretta. La moretta è un prodotto vecchio, ancora di sti anni, ancora che ero bambina mia, ancora che era menoni, insomma, ecco. Niente altro. È un prodotto che si mangia a tutte le ore. Sì, sti anni si mangiava a colazione, polenta e moretta.